Che caldo! Finalmente sono dentro alla mia nuova casa. Comunque adesso devo trovare il posto giusto per registrare questo video. Visto che qua dentro rimbomba e quindi l'audio farà un po' schifo, mi metto fuori. Ok, ufficialmente sto registrando il mio primo video nella mia nuova casa. Anche se adesso sto fuori al terrazzo, anzi ad uno dei miei due terrazzi. Però non voglio darvi tanti spoiler in questo video, iniziamo subito. È stato veramente complicato e ci sono voluti molti mesi. Anzi, in realtà ancora non è ufficiale al 100%, però mi manca veramente poco. Però comunque, visto che questo è il mio diario di vita, volevo annunciarvelo. Ho fatto già uscire un video sul mio canale dove vi dicevo che stavo cercando casa e dopo mesi, ma veramente mesi di ricerca, ho trovato quella giusta, cioè questa dove sto io adesso. Ok, devo prepararmi. Mi lavo i denti. Mi lavo. Mi vesto in modo quasi accettabile. Ok, non voglio andare in camicia o col completo elegante, però capito, non voglio andare neanche in tuta, quindi un bel jeans, una felpa carina. E si va. Questo è il punto di non ritorno. Dopo aver fatto la proposta di acquisto, cioè aver dato alla proprietà l'assegno bancario, c'erano due possibilità. La prima è che la proprietà avesse accettato la mia offerta e poi si sarebbe andato avanti con tutte le classiche procedure, andare dal notaio eccetera, per poi continuare con l'acquisto di questa casa. La seconda invece che loro rifiutassero la mia offerta e restituivano l'assegno bancario e fine, dovevo ricominciare da capo. La proposta è stata accettata e quindi siamo andati avanti con tutte le trattative e ci siamo messi d'accordo per fare il cambio di proprietà dal notaio, cioè firmare tutti i fogli e fare tutte quelle cose burocratiche che veramente ci vogliono tantissime settimane, tantissimi mesi. È complicato, ci sono stato dietro veramente tanto, è uno stress allucinante, però spero che ne valga la pena. Ho la faccia distrutta, infatti ho dormito circa 3 ore e mezza, ma sto andando a firmare l'atto notarile, cioè sto andando dal notaio a dargli tutti i fogli e tutte le cose burocratiche. Cioè, sto dormendo poco negli ultimi giorni perché non pensavo fosse così difficile far tutto. In realtà sono super felice, ma magari non si può vedere dalla faccia. Mi devo svegliare. Però se già prima stavo in un punto di non ritorno, adesso è fatta. Cioè, tra un'ora sarà tutto fatto. Perché sto andando proprio dal notaio a firmare che ufficialmente casa diventa da quella persona a me. La cosa bella è che, vabbè, ho dormito 3 ore e mezza, ma stamattina mi sono svegliato. Mi hanno mandato la bozza di tutte le cose del contratto. Nel nome hanno scritto Edoardo Esposito invece che Edoardo Esposito. Io mi sono impanicato, ho fatto miliardi di chiamate. Però fortunatamente ho risolto. Da notare con che calzini sono andato dal notaio. Veramente, ragazzuoli, il Ross mi ci ha preso in giro per tutta la giornata e tuttora mi ci prende ancora in giro. Ma che cazzo fai? È quelle... moda, concetto, nessuno no, può capire. No, non ti stile, devi permettere mai stile. Più. Mia nuova, fatemi sentire veramente a casa, quindi fatemi togliere le scarpe, fatemi rimanere in calzini. Oggi sto con i calzini Supreme, quindi sto tranquillo, almeno Ross non può prendermi in giro. Però ve lo giuro, non è colpa mia che i miei cani o si mangiano i calzini oppure li prendono e li mettono nel giardino di casa e li sotterrano. Però ve lo giuro, io ogni mese devo comprare calzini nuovi perché mi spariscono, non riesco mai a trovare il loro accoppiamento, è veramente impossibile. Pure li devo buttare perché se bucano tutti qua, visto che i cani li mangiano. Appena finito dal notaio siamo andati a mangiare qualcosa al volo, poi avevamo già fatto 30 e facciamo 31, siamo andati a fare shopping. C'ho la telecamera scarica. In questa casa non mi sono portato il caricatore della telecamera. Che bello! Iniziamo bene, il primo video su questa casa. C'è anche la telecamera scarica. Prima siamo andati da Gucci, successivamente da Dior, e io mi stavo super vergognando per i miei calzini. E dopo siamo ritornati da Gucci. Ok, non era il momento giusto per far shopping perché avevamo appena preso casa, però volevamo festeggiare a modo nostro. Visto che comunque l'acquisto di una casa è una cosa super stressante, io non pensavo fosse veramente così difficile perché devi star dietro a tantissime cose. Volevo un po' rilassarmi quel pomeriggio, quindi ho detto fatemi fare un giro a Milano, a Monte Napoleone, fatemi entrare nei negozi di lusso, fatemi comprare qualcosa. E ci siamo rilassati, abbiamo passato un bel pomeriggio. Io ho cercato di non darvi nessuno spoiler di questa casa, anzi quando io sono sceso a Roma per vedere la partita Italia-Turchia con mio padre. Bello, bello. Vai, vai, eccolo, eccolo. Fare la sorpresa a mio padre, avevo detto questo. Poi devi andare a fare l'assegno. Sì, poi devo fare.
Poi devo fare anche quello, poi devo fare anche quello. Per questo ti dico. Interessato, Infatti, prendiamo appuntamento, ci pensi te? eh? Sì, vabbè, senza appuntamento, devo Ok. cancellarla direttamente. Dai. Perché già. Sì. Questa parte è stata censurata nel video perché non volevo darvi nessuno spoiler. Infatti poi io in realtà sono veramente sceso per andare in banca, per fare gli assegni per la casa. In macchina papà ha anche detto questo. Puoi dire a tutti perché io sono sceso, per far cosa? Banca. No. Non è per quello, quella è una scusa che ti avevo detto a te. Però non volevo dirvelo, infatti poi nel video vi ho censurato tutto, molti di voi già avevano capito, infatti molte persone mi hanno scritto dicendo ma che stai facendo? Stai andando in banca? Stai facendo cose? Perché molti già se l'aspettavano, mentre altri non avevano capito nulla. Ho cercato un po' di muovermi nell'ombra. Però dai, allora visto che il video sta per finire, io adesso mi rimetterò le scarpe, vi darò solo per voi un mini spoiler di questa casa. Ma veramente mini, allora perché devo dirvi una cosa importante. Prima cosa, questa casa si trova a Milano. L'ho scelta qui per determinati fattori. Come ben sapete, io sono nato a Roma, infatti molti potrebbero dire perché non hai scelto di acquistare una casa a Roma oppure in altre parti? Per miei motivi che magari poi vi dirò in futuro, io ho deciso Milano. E seconda cosa, casa è veramente grande. Ok, non aspettatevi il villone americano anche perché a Milano non esiste. Se volete un villone gigante dovete andare fuori Milano, quindi dovete andare verso Como oppure proprio fuori. Io invece l'ho scelta a Milano, ma per essere una casa a Milano è veramente grande. Adesso vi darò qualche mini spoiler. Solo per voi che siete arrivati fino a questa parte del video, eh. Anzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video sulla casa e nessun video in generale che uscirà qui sul mio canale. Perché a breve inizierò a fare parecchi video, come ad esempio l'house tour e altre belle cose che già ho in mente. Però se volete darmi dei consigli, scrivetemi nei commenti che video potrei fare sulla casa. Mi metterò a leggere tutti i commenti. E anzi, se siete arrivati fino a questa parte del video, lasciate like e commentate con hashtag nuovacasasespo. Vediamo quanti di voi sono arrivati fino a questa parte del video. Comunque, questo dove sto adesso è un terrazzino esterno. Qui è dove sarà il salotto principale, mentre di là ci sarà la cucina. Ok, vi pare che sia scaricata la telecamera. Forse sarà un segno che non devo più darvi spoiler. Infatti, questo è l'ultimo, cioè che qui ci sarà la mia camera da letto. Sentite che l'audio rimbomba un po' perché ci devo ancora fare un po' di lavori. E niente, per ora vi ho detto semplicemente un quarto della casa. È veramente nulla quello che vi ho detto, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati che presto vi aggiornerò. Su tutto. Prima che finisca il video, comunque volevo dirvi alcune cose che non sono riuscito a dirvi visto che mi si è scaricata la telecamera. Prima cosa è che io ancora non so il giorno preciso in cui io andrò ufficialmente a vivere lì, visto che devo affrontare un grandissimo trasloco. Sono 2 anni che io vivo in questa casa, pensate, qui dietro ho semplicemente i miei vestiti. Lì ho tantissimi oggetti. Sulla mia destra ho la mia libreria e alla mia sinistra invece ho i miei premi di YouTube, delle mie collezioni e così via. Quindi devo affrontare un trasloco e non so quanto ci metterò. E a parte questo, come già avevo detto prima, ancora non è al 100% mia perché devono ancora darmi tutti i fogli dove dicono che la casa è ufficialmente mia, che ci sta lavorando il notaio e da quello che so ci mette un po' di tempo. Lui già mi ha detto: guarda, quando ho tutto ti mando le mail e poi ti diamo i fogli. Spero il prima possibile, ma comunque questa è una cosa che volevo dirvi perché se in questi giorni, queste settimane vedrete dei video qui, questa casa è perché starò ancora per un breve periodo qui. Questa è una cosa che volevo dirvi, incrociamo le dita e speriamo di andare nella nuova grandissima casa il prima possibile.